Ciao papà. Amore, ti devo dire una cosa. Bambi, guarda. Bambi, è la nostra chihuahua, Bambi. Bambi, lascia stare le farfalline. Forse era una lana. Bambi? Una lana gigante. Bambi! Guarda quel nido lassù! Quell'uccellino che sta prendendo!
bisogno di tutti i nutrimenti necessari per crescere, no? Vedi questa mamma passerotto, che belle alucce cicciottelle, che peccuccio cicciottello, che codina cicciottello! Bambi! Non ci ho mai detto.
all'inizio avevano un po' di difficoltà, come tutti i genitori immagino. Io invece imparavo velocissimo, la velocità del buio, che è due volte quella della luce. Me l'ha spiegato il mio cinque. E in 20 minuti stavo di quattro zampe e già gattonato. Mentre invece è voluta circa un'ora e mezza, no, non è vero, due ore, per trovare il giusto equilibrio tra il piede destro e quello sinistro. Poi l'ho perso l'equilibrio e ho iniziato a correre! Anche a parlare, e alle 22:15 ho tenuto la mia prima conferenza sulla biogenetica. No, non è che questo è vero. Però ho capito che casa nostra era troppo piccola per tutti e tre, perché la sera siamo usciti, abbiamo fatto un gioco, era il mio primo gioco, nascondino. Me l'ha spiegato Lucillo, mi ha spiegato che uno conta e gli altri si nascondono. Ma c'era qualcosa di strano, perché io, mamma e papà, li vedevo bellissimo. Città in cui tutti suonano i violini, solo che la sua gente è stata sgomberata.
sgomberata. Forse è da quel giorno che ho perso il sorriso, perché io non glielo ho mai visto. Quindi mi è venuto spontaneo a chiedergli: non ce l'ho mai più per tutta la vita, anzi, chiamo tutti i miei parenti. No, prima di scendere. Perché sei triste? Quella era la mia prima frase. A me? E io non so se tu sei scemo, ci fai, o sei davvero davvero sbagliato ieri. Mi sta questa. Io non sono triste. E non mi importa niente di te. Ciao. Tranquilli, tra poco torna. Dov'è città? La verità è che Lucignolo non se la sarebbe mai cavata da solo. E nemmeno io. Non mi sono perso! E me la cavo benissimo da solo! Ciao! Però... se tu vieni pure tu! Solo fino a primo incrocio! E dopo il primo incrocio? Solo fino a piazzetta! Ultimo, ponte di città, poi basta! Così attraversammo anche l'ultimo ponte, poi una strada stretta, una più larga, un altro ponte di legno che era più piccolo, una campagna e un boschetto. Lucignolo non mi diceva dove stavamo andando, ma a un certo punto arrivavamo in un grande piazzale. Lì di sicuro qualcuno ci aveva vissuto, perché c'erano delle baracche, dei segni diplomatici per terra e dei giochi, dei giocattoli. La cosa certa è che adesso non c'era più nessuno. Tanto lo so dove sono andato! Fino a... Fino a... Fino a... Fino a...